Buon pomeriggio, buona serata, buon sabato a tutti e siamo in diretta col TG Sportivo di sabato 7 novembre, sono le 17:30, auguro a tutti voi un buon pomeriggio. Cominciamo subito con le notizie sportive a carattere regionale del Friuli Venezia Giulia. Cominciamo con l'Udinese che domani alle ore 18 affronterà il Napoli di Sarri. Oggi in conferenza stampa Stefano Colantuono ha detto: il Napoli è la più in forma del campionato, però vogliamo complicargli la vita. Queste sono le parole in conferenza stampa di Stefano Colantuono. Secondo il mister, il Napoli è la squadra più in forma del campionato, ma ha detto che vuole giocarsela, che l'Udinese è lì non per fare la vittima sacrificale, ma per giocarsela dal primo all'ultimo minuto e provare a creare qualche grattacapo al Napoli. Zapata: Napoli, ti farò gol al Friuli. Ha parlato l'ex di turno Duban Zapata, fermo ai box per un infortunio occorsogli durante la partita al Dallara col Napoli. Il colombiano dovrebbe rientrare nel mercato nel mese di gennaio, e ha promesso che farà gol al Napoli nella gara di ritorno al Friuli. Ha anche detto che se avesse fatto gol, se avrebbe esultato, e lui ha detto no, non avrei esultato. Poi ha detto un'altra cosa importante: il suo obiettivo stagionale è fare 10 gol. Da quando rientrerà? Nei primi di gennaio. Ha detto che entro maggio vuole fare almeno 10 gol. E sull'Udinese ha detto: da qui alla sosta di Natale possiamo fare 10 punti. Amsic è il pericolo numero uno, scrive il Messaggero Veneto. Il Messaggero Veneto ha detto che per l'Udinese il pericolo numero uno del Napoli è Marechiaro Marek Amsic, che con Sarri sembra rinato nella posizione di ala. È lui il pericolo numero uno che dovrà tenere in serio controllo la squadra di Colantuono. L'allergia di Totò al Napoli è già la quinta, sesta partita. Totò ne ha già saltate 5 delle ultime 6 partite al San Paolo contro il Napoli. Il Messaggero ha fatto un articolo sulla strana allergia di Totò al Napoli. Colantuono, un'ultima considerazione sulla conferenza stampa di Colantuono. Il mister Bergamasco, il mister ex Atalanta ma romano di nascita, ha detto sì a Iturra, no a Darnan. Giocherà quindi Iturra a centrocampo nell'Udinese, con Edenilson spostato nel ruolo di Adnan, che potrà godere di un turno di riposo dopo che dall'inizio del campionato Adnan ha sempre giocato dall'inizio alla fine. Passiamo alle notizie di sport nazionale e internazionale, cominciando dalla MotoGP. Domani andrà in onda l'ultimo Gran Premio, l'ultimo atto del Mondiale di Motociclismo 2015. A Valencia la pole è di Lorenzo davanti a Marquez, terzo posto per Pedrosa. Rossi, come sappiamo, partirà ultimo dopo che è stato respinto il ricorso al TAS della squalifica dovuta all'ormai famosissimo calcio di Rossi a Marquez nel recente Gran Premio. Il via alle ore 14 con diretta su Cielo e MTV 8. Tennis: Vinci verso il ritiro, 2016 sarà l'ultimo anno, l'ha detto Roberta Vinci, che dopo Flavia Pennetta, quindi il tennis italiano si prepara a salutare dopo Flavia Pennetta un'altra grande del tennis internazionale. Roberta Vinci ha detto che nel 2016, il 2016 sarà il suo ultimo anno alle gare, dopodiché si ritirerà. Calcio: derby di Roma, Garcia, sarà un derby speciale. Pioli: il derby conta per me. Sono le parole dei due tecnici di Roma e Lazio in conferenza stampa nella vigilia del derby che andrà in onda domani con fischio d'inizio alle ore 15. E la partita è data a forte rischio, ci saranno solo 25.000 spettatori sugli spalti perché la partita è data a forte rischio appunto dalla questura di Roma.
un attimo, dovevo cercare una notizia. Sì, alle ore 15. Ore 18 oggi, parliamo degli anticipi, continuiamo a parlare di calcio, gli anticipi. Ore 18, tra poco più di mezz'ora scenderà in campo Verona-Bologna per il primo anticipo del sabato. Alle ore 20:45 e andrà avanti l'anticipo Milan-Atalanta, col Milan orfano del giocatore più in forma, Bonaventura, fermato dalla squalifica. Calciomercato, Juve, assalto a Saponara, ma occhio al Liverpool. La Juventus ha messo gli occhi su Saponara, attaccante e fantasista dell'Empoli, per gennaio, ma bisogna stare attenti alla concorrenza del Liverpool, che è molto forte da quando è arrivato Jurgen Klopp. E poi abbiamo altre notizie sul Liverpool che diremo più avanti. Ronaldo preoccupa Madrid, invece Cristiano Ronaldo preoccupa Madrid dopo le esternazioni delle Parisienne, giornale di Parigi, che ha detto che nella partita di Champions League tra Real Madrid e Paris Saint-Germain c'è stato un colloquio tra Blanc e Cristiano Ronaldo, dove Ronaldo ha detto con un sorriso: mi piacerebbe giocare con te. Basket, Eurolega, Malaga batte Sassari 80-62, è la quarta sconfitta consecutiva per i sardignoli, e sono ancora a 0 punti nel girone, l'unica squadra in Eurolega a non aver fatto ancora a non aver vinto ancora nemmeno una partita in Eurolega. È Ettore Messina, il nuovo CT dell'Italia. Parliamo ancora di basket, è ufficiale, Ettore Messina è il nuovo allenatore dell'Ital Basket. L'ex ormai vice allenatore di San Antonio Spurs arriva appunto a sostituire Pianigiani nella panchina della nazionale. Calcio mercato, Pato vicino al Liverpool, che è anche su Icardi e Babacar. Icardi e Babacar appunto sono nelle mire del Liverpool, come anche Pato. Ecco perché ho detto dobbiamo parlare ancora del Liverpool, perché oltre a Saponara il Liverpool ha messo gli occhi per gennaio anche su Icardi e Babacar e su Pato. Scatenato quindi Jurgen Klopp, che da quando è arrivato nella panchina del Liverpool ha collezionato due vittorie negli ultimi due incontri, ha cambiato la mentalità della squadra e anche della società a questo punto. Ultima notizia prima di salutarci: Mancini in conferenza stampa, nella conferenza stampa di presentazione di Torino-Inter, partita che si giocherà domani alle ore 12:30, ha parlato su Pirlo, si sa, è negli occhi e nella bocca di tutti, perché si parla di un suo ritorno in Italia e di un suo imminente ritorno in Italia, che dovrebbe comunque Pirlo lasciare la Major League a gennaio. Ha detto: Pirlo è un campione, quindi secondo i giornali si è un po' sbilanciato sul fatto che l'Inter a gennaio voglia riportare in nerazzurro Andrea Pirlo. Il TG finisce qui. Auguro a tutti un buon sabato sera e continuate sempre ad ascoltare le nostre rubriche, il nostro oroscopo. Ci potete sempre ascoltare su Radio Bomber Friuli Venezia Giulia, la vostra radio preferita. Ciao a tutti, buona serata a tutti da Davide.